maestro Paolo Paglia, questa sera non tanto in versione direttore d'orchestra quanto piuttosto nella veste di compositore. Non conoscevamo questo tuo risvolto, forse non è la prima volta, ce ne vuoi parlare? Ma sì, in realtà la mia origine è proprio quella del compositore, nel senso che i miei studi sono stati di composizione. Ho scritto parecchia musica che è tra l'altro edita da Armelin, e la cosa incredibile è che raramente sono riuscito ad ascoltarla, in quanto ti arrivano le email magari da Miami piuttosto che da Rio de Janeiro, da Adelaide piuttosto che da Düsseldorf, che hanno eseguito un tuo pezzo, e metti tutto nell'hard disk del computer e così rimane, anche perché rimane un ricordo, anche perché sarebbe un po' difficile partire, andare a Rio a sentire il proprio pezzo, troppo costoso. È la prima, tra l'altro è la seconda volta, ma la prima volta ufficialmente che eseguo un pezzo qui ad Alba, e mi fa particolarmente piacere, spero di riuscire a sentire fino al fondo, ecco. Hai scelto naturalmente un tema religioso, è sempre questo, diciamo, il motivo di ispirazione o ci sono altri elementi che puoi citare? No, guarda, i motivi di ispirazione possono essere veramente molteplici. In questo caso lo Stabat Mater, come altri brani che ho composto per coro, in questo caso lo Stabat Mater per soprano e pianoforte, è stata la risultante di un momento particolare della mia vita. Se non ti confronti con il dolore, se non ti confronti con una melanconia, una tristezza, direi di quelle veramente importanti, difficilmente riesci ad entrare in un testo così intenso e così importante, ecco. Thank you.